Un'altra sconfitta dura da digerire. Eravamo partiti bene, abbiamo subito due gol, uno con una difesa schierata e l'altro su un rinvio dove abbiamo preso il rigore. Secondo me abbiamo cercato in tutti i modi di raddrizzarla, abbiamo sbagliato il rigore, il miracolo finale del portiere. Abbiamo dato tutto, non ci siamo riusciti. Sicuramente adesso ci sarà da rimboccarci le maniche. Da pensare meno all'estetica e più al pratico, cercheremo appunto di lavorare e vedere cosa ha funzionato e cosa meno. Ma vediamo innanzitutto i ragazzi che recupererò in questi giorni. Dobbiamo vedere appunto in questi giorni cosa fare, analizzare le cose che vanno e le cose che non vanno e poi vedere se è il caso di cambiare. Innanzitutto devo cercare di recuperare qualche ragazzo. Ecco, infatti da una parte è un modulo, la domanda che ci siamo fatti tutti dall'inizio, no? Sì, questo modulo può essere, diciamo, replicabile con tutte le formazioni, perché oggi la Juve, insomma, ha uno strapotere lì in mezzo, no? Sì, la Juve è una squadra fisica e tecnica. Abbiamo sofferto, lo sapevamo, però secondo tempo penso ci sia stata solo una squadra in campo. La Juve ha fatto veramente poco, è stata chiusa nella loro area. Purtroppo in questo momento anche gli episodi non ci stanno dando una mano. Niente, dobbiamo pensare a lavorare e a rimboccarci, come ho detto prima, le maniche. D'altronde dobbiamo avere anche un po' di pazienza perché, ti ripeto, oltre ad essere una squadra giovane, sono molti ragazzi che sono arrivati nell'ultimo periodo e che non hanno fatto ritiro e quindi c'è bisogno di un po' di tempo in più. È normale che deve essere un processo di crescita accelerato, questo lo sappiamo, però dobbiamo mantenere un certo equilibrio perché siamo solo alla quarta e quindi di strada ce n'è ancora tanta da fare. No, io stavo lavorando su questo sistema di gioco, ma i sistemi di gioco sono relativi. Io come penso, l'intensità deve farla da padrona, quindi uno si può schierare con il sistema di gioco che vuole, ma se poi va a una velocità si fa fatica in qualsiasi modulo. L'importante è che ci sia intensità. Secondo tempo c'è stata intensità alta da parte nostra, abbiamo cercato di recuperare la partita e poi alcuni episodi ci hanno detto male, però l'intensità è stata buona, è normale che c'è da valutare tante cose, dobbiamo vedere i ragazzi che abbiamo a disposizione e poi valutare. È normale che in questo momento bisogna farsi delle analisi e vedere la cosa migliore. Il rigorista è Gori o era un modo, diciamo, per farlo sbloccare? Ma il rigorista doveva battere Belloni, e Gabriele si è sentito di calciarlo e è andata così com'è andata.